Giuditta è una ragazza, è, diciamo così, una figura fragile nel racconto, e lo è anche nel nostro quadro e in generale in quasi tutti i quadri che rappresentano questo episodio. In questo caso però il quadro è fatto in un modo tale da far pensare a chi guarda che effettivamente Giuditta sia soprattutto un'eroina e non un'assassina. Tra l'altro nel quadro è la fantesca che tiene la spada, porta la spada, che di fatto nel racconto è stata usata da Giuditta, ma Giuditta nel quadro è rappresentata come una figura in realtà assolutamente pacifica, di suprema calma e tranquillità, che sono proprio i sentimenti del vero vincitore in generale, cioè di colui o colei che vince senza in realtà infliggere il male o terribili pene agli avversari. La Commissione per le Pari Opportunità della provincia di Teramo in questi ultimi due anni in particolare si è impegnata contro la violenza sulle donne. Quest'anno invece abbiamo dato nella nostra campagna di sensibilizzazione un taglio più artistico. Abbiamo chiesto al professor Fabrizio Lemme, che è il più grande collezionista italiano d'arte, di concederci l'esposizione nella nostra città di una sua opera che fa parte della sua collezione privata, Giuditta e Oloferne, attribuibile a Orazio Gentileschi e o a sua figlia Artemisia. Questa sera qui in fondazione, perché la Fondazione Tercas ha ospitato questo evento, ha aperto le sue porte a questa iniziativa insieme all'Università San Raffaele di Roma, che ha reso concreto questo evento, approfondiremo la figura di Giuditta. Giuditta eroina o assassina feroce senza scrupoli? Un dipinto che è arrivato qui grazie alla collaborazione, alla sinergia tra enti e istituzioni, quindi tra l'Università San Raffaele di Milano, la Fondazione Tercas chiaramente, e il Comitato Pari Opportunità che ha promosso l'iniziativa. Chiaramente l'ingraziamento più ampio va al professor Avvocato Lemme, il collezionista privato che ci ha concesso in uso per 10 giorni, prelevandolo dal suo caveau, questo dipinto di Giuditta e Oloferne.